Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Roma, una delle città più conosciute al mondo. Ma solo pochi la conoscono per la sua cultura di surf. Quando ho acquistato una tavola, mio padre mi ha chiamato pazzo. Sei l'unico che surfa a Roma, mi disse. A solo 60 km dalla capitale italiana si trova il comune di Santa Marinella. Santa Marinella ha la particolarità di essere suddivisa su due fondali. All'estremo sud si trova Santa Severa, un fondale sabbioso perfetto per i surfisti meno esperti. Pochi chilometri in direzione nord si trova uno degli spot più famosi tra i surfisti italiani. Banzai, un fondale roccioso perfetto per la formazione di onde di misura e qualità. Con l'arrivo dell'inverno arriva anche l'aumento delle precipitazioni, che permette ai surfisti romani di godere una stagione abbondante di onde. Roma, anni 80. La gente entrava in acqua solo per fare windsurf o per pescare. Non esisteva il surf in Italia in quegli anni. Come era visto il surfista? Non era visto. Non esisteva, non era mai stato catalogato. Ci vedevano come dei marziani. Il richiamo del mare era talmente intenso che ci ha fatto scoprire meraviglie della costa laziale. Mi venne sotto mano, mi ricordo, la rivista Surfing Magazine. È stata la mia prima rivista. E lì sono rimasto impressionato, dico, ma che cazzo è, ma che... Ero affascinato da queste fotografie con questa perfezione di queste onde. Non si vedeva all'epoca, non c'era informazione, non c'era video, non c'era film, non c'era niente. C'era il famoso film che ci ha inquadrato, cioè, che è questo Mercoledì da Leoni, che lì era anche un sistema di stile di vita, no? No, io devo fare assolutamente questo. Sai quando ti senti? Io sono surfista, anche se non capivo niente di tutto questo. Diciamo, il surf, il boom è stato in quegli anni 80, perché è inutile che mi vengano a dire no, ma io quando negli anni 60... Ma che cazzo sto a dire? Non è così. I miei inizi con il surf risalgono a una prima tavola comprata nel 1980 circa, e a Caraglera, dove un americano vendeva questa tavola Progressive Surfboard, ancora me la ricordo, un fish due pinne. C'avevo 300.000 lire per fare due mesi di vacanza, la tavola costava 300.000 lire, me la sono comprata. Non c'avevamo né il leash né la wax, non sapevamo neanche che esistesse. Poi gli ho conosciuto Massimo Navarro, ci siamo incontrati in spiaggia. Ma anche tu fai surf? No, io veramente ci provo. Sulla spiaggia
un forsennato che si incomincia a muovere si mette sul tetto della macchina e ci fa dei segni. Io dico, ma questo che cosa sta indicando a noi? Ci faceva i fari con la macchina, ci faceva dei segni. Allora che decido di ripagaiare verso riva, arriva e ci sta questo ragazzo che mi dice, senti, ma tu stai facendo surf, vieni che abbiamo scoperto un posto da poco tempo, un posto che ha delle onde bellissime. Quindi io e questo mio amico seguiamo con la macchina questo ragazzo che stava con un altro suo amico e ci fa entrare nella vecchia entrata di Banzai sinistra, quella è l'unica che esisteva a quei tempi, e che ci portò direttamente sullo spot di Banzai con delle onde effettivamente molto più belle, molto più lunghe di quelle che stavamo surfando. Questo ragazzo si chiamava Giorgio Petrangeli e quindi iniziai a frequentare quel posto. La scoperta del surf per me in Italia è avvenuta appunto a Banzai, cioè entrando a Banzai di ritorno da un viaggio che avevo fatto a Viareggio. Entrai in acqua perché vidi delle onde incredibili e lì incontrai per la prima volta altre tre persone che facevano surf, che erano Giorgio Pietrangeli, Massimo Navarro e il fratello anche di Massimo Moise. Per me è stata una scoperta per noi pazzesca perché venivamo tutti dal mondo del windsurf e quindi io avevo appena trasformato la mia mentalità da windsurfista a surfista. Allora io sono nato a Roma. Surfisticamente sono cresciuto qua, anche se in realtà, come tutti i vecchi surfisti, io provengo dal mondo del windsurf. La nostra vita era focalizzata sul surf, guardare le previsioni del tempo. Non c'era logicamente internet, dovevamo guardare le previsioni o il bollettino del mare al telefono o le previsioni che c'erano in televisione la sera. Non era visto. All'inizio eravamo veramente quattro gatti e cercavamo anche di coinvolgere più amici possibili, perché paradossalmente all'epoca eravamo troppo pochi in acqua e ci faceva piacere portare altri amici, altre persone. Io penso che quando abbiamo iniziato c'eravamo noi proprio che eravamo surfisti di Roma, che andavamo a Santa Marinella per fare surf, quindi noi già consideravamo Banzai il nostro spot preferito, però ovviamente con questo gruppo di amici in quei tempi, che erano fine anni 80, primi anni 90, diciamo, noi siamo stati un po' i precursori o i pionieri, almeno diciamo, quando dicevamo che eravamo dei surfisti o andavamo in giro con le tavole sopra la macchina, ci prendevano un po' in giro, perché veramente, o se no ti chiedevano, ah, fai surf, quello con la vela, no? Il windsurf, non era proprio il surf d'onda, ah, ma in Italia si fa, ma dove vai, no? Quindi uscivano sempre fuori queste domande. Andando sull'Aurelia, Giorgio con quest'altro nostro amico Valerio Castellano, hanno visto questa sinistra, questo reef che funzionava, proviamo, si sono buttati con un metro d'onda e c'è stata questa scoperta di questa, e tutti quanti subito, i ricci sui piedi, mi ricordo tanti ricci, era pieno dei ricci Banzai sinistro. Non so se ancora adesso, ormai non sai che ci stanno più i ricci, se li sono mangiati tutti. Effettivamente per primo sono entrato in acqua io e tutto quanto, e poi tornando a casa con Valerio e con Massimo, come lo chiamiamo questo posto, eccetera, noi avevamo solamente in mente Banzai Pipeline, cioè i primi video, le prime cose, poi una sinistra che sta negli scogli, è pericoloso, chissà cosa succede, quei ricci, le cose, chiamiamolo Banzai. E da lì poi qualcuno dice che l'ha detto lui, non è importante, comunque il gruppetto era quello, siamo stati noi a dargli questo, la motivazione era quella che al tempo conoscevamo questo Banzai Pipeline, questa cosa un po' particolare, era l'83 avanti Cristo e basta, così è stato scoperto, poi da lì abbiamo iniziato ad andarci sempre. Thank you.
I primissimi anni, se eri un surfista, dovevi avere i capelli lunghi, ossigenati, farti le canne, dormire in macchina, non studiare, non lavorare. Devo dire che adesso in acqua si trovano ingegneri, architetti, avvocati, osteopati come me. C'è di tutto e da questo punto di vista il surfista è una persona qualunque, una persona normale, sotto tutti i punti di vista, che ha la passione per questo sport. Allora, il gruppo di amici eravamo un gruppo molto, molto affiatato, e quindi con Giorgio Pietrangeli, Maurizio Marchisio, Antonio Cipolloni, Vinci Celia, Massimo Navarro, diciamo che facevamo tutti insieme, quindi diciamo la nostra vita, cercavamo proprio di organizzare le nostre vite, tutto, ruotava tutto intorno al surf, c'era chi studiava, chi lavorava, però eravamo sempre in contatto e volevamo sempre fare tutto insieme, quindi diciamo oltre alle surfate durante la settimana a Banzai e tutta sulla costa laziale, organizzavamo anche i viaggi. Quindi questo gruppo è un gruppo dove veramente ci conosciamo da più di 30 anni, 35, quasi 40 anni, e siamo rimasti tutti amici. Io dico sempre, i ragazzi di oggi devono vivere 4 vite per surfare tutte le onde che io ho surfato qui in questa costa. Eravamo solo noi, e col sorriso. Da quando entravamo a quando uscivamo, e poi facevamo le grigliate a Banzai fuori, stavamo sempre insieme. Gli scherzi, i toga party che non hanno... Vedere un amico nostro nudo che corre alle 4 del mattino sull'Aurelia non ha prezzo. Non ha prezzo questo, non faccio il nome perché non è il caso. Noi vedevamo qualche cosa, qualche manovra, Giorgio ci prendeva in giro, potresti fare questo, ma spesso Giorgio ci diceva di partire sull'onda sbagliata perché ci divertivamo, perché sostanzialmente noi ci prendevamo in giro. Quello era là, era il gusto dello stare a fare surf. Adesso è tutt'altra cosa, adesso c'è molta ansia, se entri a Banzai. Noi per anni abbiamo abbandonato Banzai, io personalmente, perché non era più quel concetto di surf che intendevamo noi. No, diciamo che i primi 10 anni sono stati i più belli in assoluto, perché abbiamo vissuto proprio questa, la vera storia del surf, anche indianate la sera, dormire in spiaggia. Avevamo affittato anche delle casettine là davanti, quindi feste, toga party, e c'era questa voglia, questo piacere di andare in acqua, stare insieme, cazzeggiare, scherzare. In acqua era tutto un cazzeggio. Sempre, adesso non c'è più questa cosa. Adesso entri in acqua, saluti, guardi male e cerchi di trovarti il tuo angoletto dove prendere le onde, però c'è sempre il furbetto di turno che te fa girare attorno, capito? Quindi ora non c'è più quell'atmosfera che c'era una volta, che era il bello del surf secondo me. Adesso vai a fare la guerra quando entri in acqua, capito? Non conosci nessuno, puoi conoscere qualche persona, però ora, ripeto, non vai con la muta, vai con la mimetica. Vedo che gli atleti italiani riescono a togliersi qualche bella soddisfazione. Poi logicamente c'è Fioravanti, che è un po' un punto di riferimento di tutti i ragazzi che adesso vogliono fare surf a livello agonistico. Avere un italiano che partecipa alla Coppa del Mondo con quei risultati, ed è un italiano che viene da quest'area, da questa zona, è tanta tanta roba. Come è cambiata la cultura di surf dal boom dell'84 Banzai ad oggi? Per fartela breve, è come dalla ruota quadrata alla ruota rotonda, ok? Completamente. Va bene? Però noi abbiamo avuto il piacere di far diventare quella ruota quadrata rotonda. Quindi siamo stati i primi che hanno goduto di questo, almeno qui in Italia. Non so quale sia la ragione, ma tutti quanti quelli che entrano in acqua con una tavola, prendono una prima volta un'onda senza il rumore di un motore, senza la puzza della benzina,
possono fare delle evoluzioni, praticamente tutti perdono la testa per il surf. Il surf ha cambiato la mia vita, perché ho cominciato a vivere il mare molto più intensamente di quanto non facessi prima con il windsurf. E ha cambiato la mia vita perché poi tutti i progetti che ho fatto dopo nella mia vita sono sempre stati legati al surf e mi hanno tenuto vicino agli amici con cui ho cominciato a fare il surf. Goditi di quello che c'hai, goditi il mare, il sole, che ne so, cerca di sorridere. Ok, in questo periodo siamo tutti un po' più stressati, c'è sta qualche problemino, se sai che me ne frega a me della zona gialla, rossa, arancione, quando ho una capoccia in testa, c'ho non si sa. Però stiamo sconfiggendo, è come sconfiggeremo tutto, no? Dai, bisogna essere positivi, bisogna guardare avanti, bisogna essere, come dire, smart, cioè, oh, però anche quando vai in acqua, sorridi. Signore, ti ha dato la fortuna di sorridere. Fallo, perché la natura non è roba tua. La natura è di tutti. Essendo di tutti, tu in acqua devi portare rispetto a tutti. Ognuno ha una storia diversa. Ognuno ha i suoi stress, ognuno ha le rotture di scatola a casa, e quello, e quell'altro, e quell'altro. Quando stai in acqua, liberati. Ma non urlando contro un altro. Liberati, sfogati, surfando. Porta rispetto a chiunque. Tutto lì è il messaggio che uno può dare. La Giorgio Pietrangeli Academy non è innanzitutto una scuola di surf. E io, avendo vissuto quest'ultimo periodo della mia vita molto in ospedale, ho avuto la possibilità di conoscere gente che soffre veramente tanto, tanto. E io con il surf, come ho già detto anche in delle interviste, sto sconfiggendo col surf, l'amicizia, gli obiettivi, la famiglia, sto sconfiggendo vabbè, voglio regalare un sorriso a chi non se lo può permettere. Ok, allora, Sport Academy non è una scuola di surf, è semplicemente regalare a quei ragazzi disagiati o che comunque non possono permettersi una giornata al mare, quello che io mi posso permettere, di sconfiggere un tumore con le sensazioni positive, e che con un po' qualche obiettivo, con la gioia di vivere, con lo scivolare sull'acqua una volta, anche se sei completamente disabile, ma ti ci portiamo noi con gli istruttori e tutto quanto, puoi sconfiggerlo sto cavolo di male che c'ho anch'io in testa, capito? Io poi ho avuto la fortuna di avere una figlia da poco, e quindi sono energie positive che distruggono questo male. Ecco, io, l'obiettivo è quello di portare persone a godere di una giornata al mare in sicurezza e in tranquillità. Magari non se lo possono permettere tra le cure, le cose, invece io da regalo sta giornata. Se posso, ora stiamo lavorando su questo per portarti a gioire di fare una scivolata in spiaggia, non di certo nei posti affollati. Però il surf può far tanto, può far tanto. C'è chi ha fatto questo anche dopo lo tsunami famoso, tipo Bethany Hamilton andò in Indonesia a riportare i bambini in acqua per fargli riprendere coraggio col mare. E, ecco, non siamo a livelli di Bethany Hamilton, ma possiamo fare qualcosa con gli ospedali, possiamo fare qualcosa di importante, e ho tanti amici che
si sono già offerti di darmi una mano e quindi dai, piano piano creeremo anche questa cosa che sembra un po', capito, Giorgio Pietrangeli Academy, porca miseria, ecco perché ci tengo a specificare che è una cosa che io ho vissuto e quindi avendola vissuta mi viene più spontaneo farla, più vivo e più vero, solo questo. Giorgio, Giorgetto, il grande Giorgio è il nostro califfo, è un grande, è una persona fantastica con la quale abbiamo giocato tantissimo. Ragazzo dotato di qualità sportive eccezionali. Io mi ricordo che ho conosciuto Giorgio Pietrangeli. Ciao Giorgio. L'ho conosciuto qua in Toscana e ci siamo incontrati tutti e due in questa spiaggia della Feniglia, tutti e due con le tavole, non conoscendoci, e lì è nato questo amore. Allora, a parte che con Giorgio sono legato da un'amicizia, forse qualcosa che va oltre l'amicizia, proprio perché io ho iniziato a fare surf con lui ho condiviso la mia giovinezza, gli anni più belli della mia vita. E quindi quello che posso dire di Giorgio forse non è un parere proprio equilibrato, perché sono un po' influenzato da tutto quello che ho vissuto con lui. È sempre stato molto in gamba, l'abbiamo sempre chiamato Califfo, no? Noi lo chiamavamo, perché non solo andava sempre a un altro livello, ma ci pigliava pure in giro, cioè si vantava pure di andare a un altro livello. Quindi l'abbiamo sempre chiamato Califfo, perché il Califfo è uno che, no, si dà un po' delle arie, in senso scherzoso chiaramente lo chiamavamo così. E devo dire che, specialmente anche in quest'ultimo periodo, per me è un esempio, perché il suo atteggiamento così positivo, spavaldo, è sempre stato spavaldo, ma con tantissima simpatia, lo vedi anche adesso come sta affrontando un periodo difficile che ha vissuto, sempre con il sorriso e sempre in modo, come direi io, molto cazzuto. Giorgio per me è un fratello.